la scelta della pompa e poi passiamo a parlare, come vi dicevo, di un importante problema di esercizio di queste macchine. Allora, dicevamo, stamattina quindi siamo arrivati per fortuna a mettere un punto, cioè abbiamo detto i criteri di base su come ragionare per la scelta di una pompa da inserire in un certo circuito. Mi sembra abbiamo detto un po' tutto, abbiamo ripetuto anche le cose un paio di volte. Sì, vi avevo detto, se avevate dei dubbi, siccome avevamo sforato di qualche minuto sull'orario, che ne possiamo parlare tranquillamente adesso. Quindi se sulle cose che abbiamo detto stamattina avete qualche curiosità, qualche dubbio, abbiamo il tempo tranquillamente per riparlarne. Quindi abbiamo visto i criteri di scelta, si chiamano così, criteri di scelta di una pompa centrifuga sostanzialmente da montare in un certo impianto. Poi avevamo guardato un dettaglio, un particolare, ovvero quello del relativo al punto di funzionamento, la distinzione tra punto di funzionamento stabile ed instabile. E su quello avevamo concluso, quindi diciamo, per chiudere questa parte, poi ci ritorneremo sopra, necessariamente dopo aver parlato di questo problema di esercizio. E prima volevo appunto giusto rilogare questo concetto, quindi diciamo alla fine quello che abbiamo visto, che io ho più volte abbozzato alla lavagna, quindi alla fine quelle di cui noi andiamo a fare, quando andiamo a fare appunto l'intersezione, come abbiamo detto, fra la caratteristica esterna, una di queste, con una caratteristica interna, appunto in generale le pompe centrifughe hanno praticamente tutte un andamento di quel genere, quello che abbiamo appena visto. E però andiamo un po' più nello specifico di come di solito i costruttori presentano, perché è importante questo, perché come dicevo, è uno di quei casi in cui l'ingegnere deve interagire fortemente con quelle che sono, appunto, perché il problema, abbiamo detto più volte, non è progettare una pompa, è una cosa di chi di voi proseguirà certi studi, ne sentirà parlare l'anno prossimo, diciamo, insomma, al primo anno della magistrale, sui criteri per progettare una pompa. Noi ci stiamo occupando di un altro argomento, ovvero una pompa l'ha progettata e costruita qualcun altro, noi ci occupiamo dell'ingegnere che ha il compito di installare, scegliere prima e quindi installare la pompa più giusta per un certo tipo di impianto. E quindi dicevamo, non sto a ripeterlo per la terza volta, diciamo, i criteri con i quali effettuo questa scelta li abbiamo elencati fino a poco fa, fino a questa mattina, e quindi non li starei a ripetere per l'ennesima volta. Il dettaglio in più che vi volevo dare è appunto su come da un punto di vista operativo ci si muove, ci si può districare all'interno di un catalogo che il costruttore fornisce, perché appunto bisogna anche avere le idee chiare su come muoversi, non è che possiamo sfogliare le pagine del catalogo e puntare il dito, così come quando uno sceglie, non so, un vestito o un paio di scarpe, eccetera, ma chiaramente invece deve ragionare
come abbiamo detto stamattina. E allora ecco come si presentano le pagine carte. Questa che vedete è una pagina reale, cioè non è un disegnino così, è chiaramente un esempio su un milione di pagine di questo genere, quindi se cambiate marca del produttore della pompa, se cambiate per la stessa marca, cambiate serie, perché ogni costruttore propone più varianti che si chiamano serie di pompe caratterizzate da sigle differenti, eccetera, eccetera, trovate delle pagine diverse chiaramente. E quindi questo è solo un esempio, però è un esempio, ripeto, concreto, cioè non inventato a tavolino da un disegnatore, giusto per darvi un'idea, tipo come quando facciamo questi schemini qua, che li facciamo, li disegniamo per chiarire un concetto teorico e darvi una rappresentazione grafica che sia che aiuti a chiarire certi concetti di teoria. E in questo caso appunto questo è un singolo esempio, quindi non è proprio generalizzabile, però è un esempio molto reale perché è tratto proprio da una pagina di un costruttore che presenta in questa maniera i propri prodotti, una certa tipologia di pompa fatta in questo modo. La cosa importante appunto vi volevo quindi segnalare, dimenticate per il momento, trascurate il diagramma in basso, guardiamo il diagramma in alto. Quindi un diagramma sulle ascisse chiaramente c'è una portata, per esempio in metri cubi ora, e in ordinata la prevalenza, che tradizionalmente, come più volte vi ho raccontato, con la vecchia unità di misura del sistema tecnico che ancora resiste per i motivi che già vi ho raccontato, quindi non starei a ripeterlo, quindi in metri. La cosa che volevo appunto sottolineare è che tipicamente quando si mette in produzione una pompa fatta con una certa geometria e con certe dimensioni, appunto per esempio si vede che per un certo regime di rotazione, una certa velocità angolare, appunto si vede che questa pompa per esempio è in grado di soddisfare richieste da parte delle utenze, si dice proprio così, in un campo, diciamo, questa pompa io quando la posso utilizzare? La puoi utilizzare se la tua portata oscilla nel range grosso modo 100-120 metri cubi ora fino a poco più di 300. Se te ne servono 30 di metri cubi ora, questa famiglia, la chiamiamo così, questa famiglia, questa tipologia di pompa non va bene. Se te ne servono 500 o 1000 di metri cubi ora, altrettanto non va bene. L'altro parametro importante chiaramente la prevalenza, e si vede che appunto sempre a questo regime la pompa può offrire, a seconda della portata con la quale viene impiegata, può offrire valori di prevalenza che oscillano tra gli 8 e i 16 metri. Ancora una volta, lo so che eccedo un po' in questo video, però in questi momenti forse fa bene. Ancora una volta diciamo che è chiaro che se abbiamo bisogno di una prevalenza di un paio di metri o di 50 metri, di 100 metri e via dicendo, questa tipologia di pompa non fa al caso nostro. Ok, e vabbè, e fin qui c'è bella scoperta. No, la cosa che vi volevo un attimo chiarire bene è che appunto, insomma, offrire per esempio una pompa con questa caratteristica e offrirne un'altra per esempio con quest'altra caratteristica è importante per un costruttore, nel senso che in base ai ragionamenti che abbiamo fatto stamattina su come si entra in questi diagrammi, appunto perché uno che cosa deve fare? Ci siamo calcolati noi la curva caratteristica esterna del nostro circuito, come abbiamo visto stamattina, quindi noi abbiamo una curva che è il nostro dato di partenza, ce la siamo costruita, nessuno ce l'ha data bella e confezionata, ce la siamo costruita noi, e in pratica con quella curva dobbiamo andare a vedere se interseca qualcuna di queste
che il costruttore ci propone. È chiaro che se il costruttore vuole vendere il suo prodotto, deve offrire, appunto perché prima mi sono soffermato su questi range, questi intervalli di variazione di portata e di prevalenza, perché è chiaro che insomma è difficile, non è semplicissimo riuscire a dare tutti, diciamo, gli infiniti valori di portata di cui un utente potrebbe avere bisogno, nel senso che sì, io vedo che questa pompa appunto ha un intervallo 150 350, a me in realtà serve 120 o 90, insomma. E l'utente può aver bisogno di per decidersi a fare quell'acquisto che è l'interesse del costruttore, ha bisogno di poter avere un ampio ventaglio sia di portate sia di prevalenze. E questo quindi che cosa significherebbe? Se appunto ogni pompa avesse una sola curva caratteristica e a cui può funzionare, questo significa che per offrire un ventaglio più ampio il costruttore dovrebbe offrire una varietà enorme di tipologie. Non so se rendo l'idea. Se appunto questa è caratteristica di una pompa ad una certa velocità, lo so che voi qua state leggendo, ci sto arrivando a questa cosa, leggete che questa in pratica è la stessa pompa che viene fatta girare a velocità diverse, e quindi è una buona cosa. Quando questo è possibile, è chiaro che, vedete, è una buona cosa, perché allarga il campo di utilizzazione della stessa macchina. Il costruttore non ha avuto bisogno di costruire quattro pompe diverse, ok? È la stessa macchina che può lavorare in quattro modalità diverse, appunto una per ogni velocità di rotazione. Questo per il costruttore è estremamente importante, perché chiaramente come costi di produzione non c'è parola. Se non ci fosse questa possibilità, cioè se rigorosamente la velocità dovesse essere sempre la stessa, lui per offrire questo ventaglio di quattro curve avrebbe dovuto mettere in produzione quattro pompe diverse, non so se rendo l'idea. I suoi costi di produzione salirebbero, i prezzi di vendita salirebbero, e quindi tutta, diciamo, l'economia che si regge su queste cose avrebbe, come potete intuire, ne risentirebbe. Qual è il concetto sul quale voglio richiamare l'attenzione? Lo so che appunto noi siamo abituati a occuparci di termodinamica, di fluidodinamica, però purtroppo sapete che l'ingegnere in molti casi non può prescindere da considerazioni di tipo anche economico, insomma fa parte del nostro mestiere, anche se ognuno di noi magari si occupa di tutt'altro, vabbè, a parte qualcuno che si occupa proprio di soldi. Ok, diciamo, ma noi insomma siamo portati a non tenere i soldi, che sono queste cose, insomma, cioè siamo portati a occuparci appunto di tutt'altri aspetti. Però è chiaro che, a parte le battute, bisogna conciliare. Ma che cosa voglio dire con questo? Vi ricordate certe premesse che avevo fatto dicendo che queste pompe centrifughe oggi hanno una diffusione molto ampia e hanno allargato molto il loro panorama, il loro campo di applicazione, quindi non sono macchine che si adoperano raramente solo alcune industrie specializzate, sono macchine che troviamo dappertutto, insomma. Per trovare dappertutto chiaramente devono avere anche dei costi di produzione, quindi dei prezzi di vendita accettabili. Vi facevo l'esempio, molte pompe di circolazione, giusto per farne uno fra mille esempi che si potrebbero fare, molto spesso la pompa di circolazione che sta sotto la caldaietta del riscaldamento che voi avete sul balcone di casa vostra o di un impianto centralizzato, un impianto condominiale, ancora ce ne sono, diciamo, quelle pompe di circolazione molto spesso sono appunto pompe che si chiamano così, circolatori, ve l'avevo già detto questo nome, che sono le pompe centrifughe esattamente del tipo che stiamo studiando,
che devono provvedere alla la loro prevalenza viene tutta utilizzata per vincere le perdite nel circuito, come nell'esempio della figurina che abbiamo visto stamattina. E allora si capisce quindi che è un uso molto diffuso, insomma non c'è bisogno di una macchina sofisticata, c'è bisogno di una macchina semplice in grado di fare questo. E chiaramente se un impianto di riscaldamento con caldaia così messo su un balcone, cioè per un appartamento medio, costa tutto l'impianto, costa che ne so 6, 7, 8 mila euro, 10 mila euro se è un po' più grande, eccetera. Non si può immaginare che la pompa ne costi da sola 3.000, non so se rendo l'idea. Quindi i numeri li sto un po' improvvisando, chiaramente, come potete immaginare, giusto per darvi un'idea. Questo che cosa vuol dire? Che se il prodotto deve avere un'ampia diffusione, deve avere anche dei costi contenuti. Quindi quello che dicevo prima è se io dovessi fare 4 pompe diverse per poter allargare il campo di applicazione di questa, cioè questo significa appunto che io ho individuato le pale della girante fatte in un certo modo, le dimensioni eccetera, se lo devo fare 4 volte chiaramente i costi salirebbero, questa pompa avrebbe un prezzo, queste pompe avrebbero dei prezzi di vendita più elevati, diciamo, non sarebbero competitive sul mercato. E allora ecco che una mano ce la può dare questa caratteristica, il fatto cioè che ciascuna di questa curva è relativa ad una velocità di rotazione. Quindi, come vedete qua, torniamo a quello che eravamo partiti, come vedete, diciamo, io riesco ad allargare abbastanza il campo di applicazione. Vedete, la prevalenza per questa prima velocità varia da circa poco più di 4 metri fino a 8 metri, mentre invece appunto variando i giri io posso arrivare ad un range di variazione della prevalenza che va da 7-8 metri fino a 17-18 metri. Quindi complessivamente io ho allargato abbastanza il mio campo sia sulle prevalenze sia sulle portate. Quindi questa pompa da sola è la stessa pompa, vedete, grazie alla variazione di velocità riesce ad abbracciare un campo relativamente ampio di valori possibili per le portate smaltite e per le prevalenze erogate. Questa è un po' la logica. Dietro, però, volevo aggiungere un'altra cosa importante. Tutto questo però presuppone appunto di poter variare la velocità di rotazione della macchina. E torniamo al discorso che avevamo già affrontato qualche giorno fa parlando dei compressori e di cui parleremo tra breve parlando della regolazione della portata delle pompe, ovvero il discorso è che qui sì, si vede abbastanza bene che variazioni neanche tanto importanti sulla velocità riescono a darmi appunto quel risultato, cioè di allargare il campo di applicazione di una stessa macchina, ok? E questo abbiamo visto è interessante dal punto di vista economico, allargare il campo di applicazione con una singola macchina. Cioè, però il problema sta nel fatto che chiaramente queste sono velocità di rotazione della pompa, ma la pompa di suo non è che gira a 1200 o a 1400 o a 1600. Se voi trovate qua questi valori delle velocità di rotazione è perché la macchina motrice, il motore che aziona questa pompa è in grado di ruotare a 1200, 1400, 1600, 1800 giri per rimanere in questo esempio. E qui ritorna quel discorso economico che vi facevo prima, ovvero che questo significa appunto di che categorie di pompe parliamo. Qui leggendo le portate, queste sono pompe abbastanza insomma non piccolissime, non quelle
appunto poco più di un giocattolo di che vi ho detto, che pure trovano diffusione. Sono delle pompe medio piccole, queste, leggendo le portate e le potenze assorbite, ma non, sicuramente non piccolissime, quindi hanno un certo costo ed è plausibile che anche il motore che le azioni quindi abbia un certo costo. Ma tornando al discorso di prima, se io devo montare questa pompa all'interno di un impianto che costa, non vorrei mettere i numeri, insomma, diciamo che tutto l'impianto ha un costo abbastanza contenuto, non posso andare a scegliere una pompa che di suo costerebbe poco, molto poco, ma poi il motore che la aziona farebbe lievitare questi costi, perché sarebbe un motore un po' sofisticato in grado di fornire velocità variabili. Dicevamo anche a proposito dei compressori, per queste taglie di pompe medio-piccole, salvo eccezioni, nella stragrande maggioranza dei casi il motore che le aziona è un motore elettrico. Cioè io prendo questa pompa, neanche lo so che cosa c'è dentro, perché compro una scatola, la scatola è composta, sono attaccate praticamente, come è giusto che sia, all'interno la pompa e il suo motore elettrico. Quindi io prendo la spina, la metto nella presa della corrente, l'energia elettrica fornisce l'energia primaria al motore elettrico, il motore elettrico trascina la pompa e la pompa si mette a funzionare, per esempio, secondo una di queste caratteristiche, in funzione della sua velocità di rotazione. Come vi dicevo, questi motori, poter variare la velocità del motore elettrico è una cosa che si fa sicuramente oggi tranquillamente, però non economicamente, nel senso che avere motori che possono regolare la velocità come sta lì di 200 giri alla volta o addirittura a piacere, significa installare un motore elettrico abbastanza sofisticato, quindi abbastanza costoso. Allora, vedete, questo diciamo, da sempre chi è bravo in economia, insomma, ci può insegnare che è una cosa che non funziona a livello di mercato, perché se io metto in vendita una pompa con delle buone prestazioni ma che costa 200-300 euro, e non posso poi la sola pompa, non la posso poi accoppiare a un motore elettrico che ne costa 1000, perché insomma non so se avrebbe metto sul mercato un prodotto che non si vende, insomma, questo è il concetto. Tutto questo per dire che appunto per le pompe più semplici e più economiche, anche il motore che l'azione è un motore semplice, che è un motore elettrico tipicamente asincrono, con una coppia di poli. Questo significa appunto che la velocità di rotazione con un motore di questo genere è una sola ed è fissata, e il prodotto della frequenza per 60, se la frequenza si esprime in hertz, quindi per passare da secondi a minuti la moltiplichiamo per 60, è diviso appunto il numero di coppie di poli. In Europa la frequenza di rete è 50 cicli al secondo, e quindi 50 per 60 fanno 3000, non lo scrivo perché la lavagna è occupata, fanno 3000 giri. Questa sarebbe la velocità di rotazione, senza entrare in dettagli che neanche io conosco, ma insomma che non ci interessano, dei motori elettrici. 3000 sarebbe esattamente la velocità dei motori elettrici sincroni, e il motore elettrico asincrono ha uno scostamento, uno scorrimento si chiama, per cui diciamo bisogna sottrarre, c'è un termine sottrattivo che non vi sto a dire, dalla velocità. Quindi tipicamente voi trovate, lo vediamo tra un attimo quando cambiamo diapositiva, una velocità
una tipica velocità di funzionamento di questo è 2900 giri al minuto. Perché 2900? Perché appunto n la calcoliamo come la frequenza di rete per 60 diviso il numero di coppie di poli. Ok? Quindi quindi qui al numeratore c'è 50 per 60 e questi sono cicli al secondo, questi sono secondi che entrano in un minuto e qui il numero di coppie di poli. Quindi il motore elettrico più economico ha una sola coppia di poli e quindi qui verrebbe 3000 giri al minuto. Ok, meno però nel motore asincrono dobbiamo sottrarre questo scorrimento, insomma questo tempo sottrattivo, per cui non mi sto a raccontare troppe cose, diciamo, ma questo termine, questo delta S, insomma, che non è l'entropia, chiamiamolo sigma, quindi dobbiamo fare questa n calcolata così, meno sigma, dove sigma vale, per questo tipo di motore vale 100 giri al minuto e quindi quello che vi dicevo prima, 3000 meno 100, abbiamo una tipica velocità di 2900 giri al minuto. Questa era solo per spiegarvi come mai, se voi appunto trovate questo numero che non è un numero tondo, cioè come mai è così diffuso, insomma se voi prendete appunto dei cataloghi di motori elettrici o di pompe azionate da motori elettrici, trovate spesso che vi propongono, dice sì, queste sono le prestazioni della macchina quando fa 2900 giri al minuto. Posso immaginare che quelli dicono, ma perché 2900, da dove esce questo numero? Esce da questo ragionamento qui. Quello che possono fare con un piccolo aggravio di costi è montare, appunto, questo che significa? Significa che il motore elettrico c'è un rotore che gira intorno a due poli magnetici, d'accordo? Io ne posso pure mettere quattro di poli magnetici, ok? Quindi passare da una coppia a due coppie di poli e quindi significa dividere questo per due, avrei qui 1500, ok? E qui avrei quindi... questo pure si dimezza e quindi qui avrei 1450, ok? Se divido per due coppie di poli, quindi diciamo potrei avere, e chiaramente c'è quella manopolita che se io escludo una coppia di poli e quel motore va a 2009. In alternativa, se le metto in azione tutte e due le coppie di poli, un'altra possibile velocità è la metà, cioè 1450. Okay? Questo significa che cosa? Uno, che prima di tutto non ho una grande escursione, dopodiché è difficile dimezzare ancora, o questa o quest'altra. Secondo, appunto, non ci sono vie di mezzo, come potete ben vedere. O il 2009 o 1400, cioè se a me serve 2000 questo tipo di motore non me lo può dare. Lo fanno, come trovate lì, per esempio i motori elettrici dotati di un particolare tipo di tecnologia, o per esempio quelli a corrente continua dove quindi hanno bisogno di un raddrizzatore che trasforma la corrente alternata che prendiamo dalla rete in corrente continua, con questa si va ad alimentare il motore elettrico e il motore elettrico in corrente continua può variare con continuità la sua velocità, non in maniera così discreta, cioè per singoli punti, può variare, può fare 3000, 2008, 2006, un po' come vedete nell'esempio lì. Soltanto il problema qual è? Quello che vi dicevo prima, che fra un motore che ha una sola velocità o al limite queste due possibilità di diverse velocità e un motore in corrente continua con annesso trasformatore, raddrizzatore che trasforma l'alternata in continua, e c'è una bella differenza di prezzo, questa è la sostanza, e quindi si ritorna al discorso che facevamo prima. È chiaro che un'altra alternativa è quella di trascinare la pompa, fare trascinare la pompa
da un motore a combustione interna, per esempio, non elettrico, ma a parte questioni logistiche, insomma, di questa pompa che poi con il suo motore, dove ci devo mettere la benzina o il gasolio a seconda se è un motore ad accensione comandato, un motore diesel, eccetera, potrebbe essere scomoda come applicazione, ricadute ambientali, insomma, se io lo devo mettere in una stanza non è che posso usare i fumi che escono da questo motore all'interno di un locale chiuso, ma anche in quel caso, a prescindere da queste problematiche di logistica, diciamo che è chiaro che un motore a combustione interna, se sono comandato diesel da una certa potenza, ha anche esso, ha il suo costo, insomma. È vero che mi consente una buona regolazione della velocità di rotazione, ma certamente non è, è particolarmente economico. Questo è un motivo per cui, per esempio, i costruttori hanno trovato, e a questo quello dove volevo arrivare, hanno trovato un'altra soluzione abbastanza economica che risponde sempre allo stesso obiettivo di partire dallo stesso modello di pompa, però offrire più curve caratteristiche in modo tale da allargare il campo di applicazione di quella stessa famiglia di quello stesso tipo di pompa. In particolare, diciamo, l'idea è: se io prendo una girante, la solita che abbiamo visto più volte, un compressore centrifugo, questa è di un compressore, facciamo finta che sia di una pompa, ok? È un po' diversa quella di una pompa, ve l'ho precisato, trovereste un numero di pale inferiore, data questa dimensione di girante, e trovereste delle pale più robuste, più spesse e di numero minore, diciamo tranquilla, almeno la metà rispetto a tutte le pale, però è giusto per fare un esempio. Allora, dicevamo, il costruttore ha trovato un sistema, di solito i costruttori adottano un sistema abbastanza semplice per rispondere a questa cosa. Fissata la velocità di rotazione, cioè anziché offrire pompe a velocità variabile, offrono una pompa con velocità fissa o al limite che può oscillare fra questi due, cioè, quindi comunque la variazione sarebbe alquanto contenuta. E poi che cosa fanno? Una volta che hanno disegnato una girante fatta in questo modo, dove il progettista ha ottimizzato tutti i triangoli di velocità in ingresso e in uscita in modo tale da disegnare le pale in questo modo e tutto quanto, non sta a riproporre un nuovo modello, ma semplicemente a partire da questa configurazione base lui produce delle giranti di diametro leggermente inferiore, semplicemente ottenendo per tornitura al tornio, praticamente va a produrre delle giranti che da questo diametro esterno così passano verso diametri un po' più piccoli, chiaramente poco, insomma, diciamo, da questo diametro, per esempio, fino a diametri di alcuni millimetri in meno. Il risultato, dobbiamo saltare perché non le ho messe vicine, il risultato, eccolo qua, è una cosa di questo genere qua, e anche questa è una pagina reale, addirittura qui troviamo la sigla di un costruttore, proprio perché questa è fotocopiata da un vero e proprio catalogo di costruttore, dove queste quattro curve che voi vedete non sono più ottenute per differenti velocità di rotazione, no, la velocità di rotazione è sempre la stessa che sta scritta qui, poi dopo vi ritorniamo su questa immagine, vi spiego da dove viene fuori, quindi come dicevo, come troviamo questa tipica velocità di rotazione, questa, che è comune per ognuna di queste quattro curve. Quindi in questo caso però la differenza fra questa curva più bassa e questa più alta, quindi non è la velocità di rotazione che è la stessa, bensì il diametro esterno della girante. Vedete questi numeretti, 200, 220, 240, 260 mm, significa che la girante base di partenza era questa, con un diametro esterno, ci intendiamo, ok? Diametro esterno di
26 cm, d'accordo? E per tornitura il costruttore propone in vendita, propone sul suo catalogo, dice guarda, quella categoria di pompa caratterizzata, vedete, da questa sigla, vabbè, ognuno poi le chiama come vuole, la poteva chiamare come gli pareva, quindi il costruttore ha chiamato questa tipologia di pompa, l'ha identificata con questa sigla, e quindi lui praticamente, è vero, sì, produce quattro varianti, però ottenute, diciamo, con basso costo, perché la girante è stata già ottimizzata una sola volta, ok? Dopodiché semplicemente per tornitura riesce a ottenere quattro giranti più piccole, vedete, con un delta di 2 cm alla volta, e poi si ferma, non oltre, poi dopodiché deve mettere in produzione un'altra girante, o più grande o più piccola di questa. Però in questa maniera, a velocità costante, sempre la stessa, quindi significa che io posso adoperare il più semplice, il più economico motore elettrico, quello da 2900 giri al minuto, e comunque riesco, vedete, ad allargare il campo di applicazione di questa pompa sia in termini di portata, come potete leggere qui sotto, sia in termini di prevalenza fornita al chilogrammo di liquido elaborato dalla pompa. E questa è molto tipica, questa cosa, quindi ci tenevo a rappresentarvela, nel senso che appunto molto spesso voi trovate una bloccata velocità di rotazione e poi tutta una serie di pompe diverse troviamo una stessa tipologia di pompa, scusatemi, che si differenziano semplicemente per il valore del diametro della girante, il diametro esterno della girante. Il risultato è appunto il poter ottenere valori di chiaramente, che significa variare il diametro esterno? Il diametro esterno influenza la U con 2, che sarà appunto la velocità è sempre la stessa, ma U con 2 è proprio R2 per omega, quindi al variare di R2 evidentemente si abbassa la U con 2 e di conseguenza il lavoro scambiato, così come ci ha insegnato Eulero. E quindi a parità di portata diminuisce il lavoro scambiato e viceversa, diciamo, anche la portata stessa diminuisce spostandoci verso giranti piccole. Ok, è chiaro? Sì. Ma il rendimento massimo però varia in funzione del diametro della girante, cioè non sarà più lo stesso che nel caso di 200 mm. Però il costruttore comunque non è più in corrispondenza dello stesso punto di funzionamento. Però vedete, per esempio, queste sono ancora una volta le curve di isolivello. Questa pompa offre un rendimento non particolarmente brillante, appunto stiamo parlando di pompe medie, ma questi sono i valori. Oggi insomma è difficile trovare pompe per uso domestico, per uso civile, con rendimento dell'80%, quelle ne abbiamo parlato, ma quelle le trovate nei grandi impianti per la produzione dell'energia elettrica. Insomma, è chiaro che una pompa, un impianto motore con turbina a vapore è una pompa un po' particolare, insomma non si assomiglia neanche a queste qui, ok? E più delle volte poi saranno pompe assiali per alcune applicazioni, cioè poi anche di quello ne parleremo. Allora, vedete che per esempio questo rendimento del 65% può essere questo qui del non so anche che numero faccia da queste parti,
può essere ottenuto in corrispondenza di questa portata e questa prevalenza per la girante più grande, oppure con quest'altra portata per la prevalenza per la girante più piccola e così via. Quindi è chiaro che il punto si sposta. Sì, però dico proprio il massimo, il rendimento della pompa. Noi l'abbiamo per una data dimensione e velocità di rotazione. Sì. Di qualche punto comunque si abbassa se ridurre le dimensioni. Sì. Però se proprio individuo il punto di massimo rendimento, sì, probabilmente sì, è così. Nel senso che questo 69 lo raggiungo qui e appena mi sposto da queste parti già passo a 68, 67, sì, questo sì. Però se appunto io sono poco mi discosto dal punto di massimo, questi altri punti li posso raggiungere anche con la leggerezza più piccola. Sì, d'accordo. E comunque questo aspetto del rendimento ne parleremo ancora tra un po'. L'ultima cosa appunto che voglio dire, quindi quando noi come al solito procedendo per gradi, abbiamo visto stamattina la cosa più importante è costruirci la nostra curva caratteristica esterna, dopodiché appunto dobbiamo confrontare la caratteristica esterna con quello che ci offrono i costruttori, quello che ci offre il mercato in questo caso. E come vi dicevo, l'offerta è molto ampia, voi trovate grande realtà, non è banale orientarsi su queste scelte. Quindi volevo far vedere come si presenta appunto in generale una pagina iniziale di un catalogo di pompe, nel senso che ogni costruttore mette in catalogo, come vi ho più volte detto, una grande quantità di tipi di pompe differenti per tutta una serie di caratteristiche, in particolare anche a seconda del liquido che devono andare a trattare, nel senso che troverete distinzioni appunto per anche se il liquido per esempio è acqua, voi troverete un capitolo dedicato alle pompe che trattano acqua a bassa temperatura, le pompe adatte a trattare acqua a temperatura diversa da quell'ambiente, saranno pompe diverse, trovate un altro catalogo, scusate, trovate un altro capitolo e così via. Poi lo vedremo, faremo un esercizio pratico in cui andremo a scegliere una pompa utilizzando un catalogo del genere. Ogni capitolo di questo, quindi acqua fredda, acqua calda, acqua sporca, acqua pulita, se sporca nel senso se ci sono residui che porta dietro quest'acqua o se è acqua filtrata, per esempio, trovate tipologie di pompe diverse. E quindi il costruttore vi offre tutto questo ventaglio di possibili scelte e appunto per orientarsi. Voi vedete che cosa, supponiamo che questo costruttore tal dei tali appunto offre varie tipologie, varie serie di pompe. In particolare questo costruttore offre queste pompe della serie CPK HPK, sembra fatta apposta come se fosse uno scioglimento, invece è proprio quella, ma così diciamo, non è che vogliamo fare pubblicità a questo costruttore di cui non diciamo neanche il nome, e semplicemente queste sigle KSP, CPK, questa è una serie di pompe. Come potete vedere, questa stessa serie di pompe, quindi adatte per un certo liquido in certe condizioni, vedete, riesce a coprire complessivamente un campo molto ampio da mezzo litro al secondo, attenzione, qui sono comunque portate abbastanza importanti, cioè qui siamo già a 600 litri al minuto, qui siamo a 3000 litri al minuto, non all'ora, al minuto,
quindi insomma sono... vabbè, come potete vedere il campo è abbastanza ampio, da circa 0,5 di mitigazione, cioè una trentina di litri al minuto, fino a 6.000 e oltre litri al minuto, quindi è un campo di portata da 30 a 6.000 e oltre, è un campo di portata abbastanza esteso, e come potete vedere è esteso anche il campo delle prevalenze offerte, da poco più di 10 a scarsi 200 metri. Quindi se il nostro, la nostra tipologia di liquido, per esempio acqua fredda, okay, rientra nel capitolo, appunto anche noi dobbiamo, io non lo so adesso, ipotizzo, per fare un esempio, ipotizziamo che questa serie CTK eccetera sia una serie dedicata all'acqua fredda, ok, per ipotesi, se, e noi la nostra caratteristica esterna che ci siamo costruiti a fatica e meticolosamente è relativa all'acqua fredda, diciamo che questa serie potrebbe fare al caso nostro, dobbiamo solo scoprire se i nostri valori di portata e prevalenza cadono all'interno di questo ventaglio, ok? E quindi materialmente che cosa fa? Quindi noi abbiamo questi due valori, portata e prevalenza, che come dicevamo stamattina abbiamo individuato sulla caratteristica esterna. Con questi due valori entriamo all'interno di questo, supponiamo di avere una portata di 25 litri al secondo e una prevalenza, ce la siamo calcolata per esempio stamattina, abbiamo detto la portata o ce l'ha assegnata il nostro utente o l'abbiamo calcolata noi, la portata di esercizio, la portata nominale, d'accordo? E sul nostro diagramma della caratteristica esterna chiaramente abbiamo dovuto individuare una portata di progetto. Poi in funzione di quella ci siamo calcolati la prevalenza totale, somma dell'utile più le perdite nel circuito, quindi abbiamo la coppia di valori portata prevalenza totale che dobbiamo e che ci consentono di entrare in un diagramma di questo. Se ci vogliamo mettere un 2, per esempio, immaginiamo 25 litri al secondo era la nostra portata nominale e 80 metri era la prevalenza che aveva totale che avevamo calcolata. Quindi troviamo qui 25 litri al secondo e saliamo fino ad incrociare l'ordinata relativa a una prevalenza di 80 metri e scopriamo che in questo ventaglio appunto c'è una ulteriore sigla, vedete, caratterizzata da questi numeretti che cambiano, che evidentemente offre una tipologia di pompa in grado di soddisfare le nostre esigenze sia in termini di portata sia in termini di prevalenza. Okay? Questa prima pagina ci serve soltanto ad individuare la tipologia di pompa, cioè dice guarda, sì, abbiamo chiarito che ti serve, che questa pompa deve trattare acqua pulita e a temperatura grosso modo bassa, insomma tipo quella ambiente, ok? Allora questa famiglia di pompe, queste sono tutte pompe diverse fra di loro, ok? Quando trovate un cambio in questa sigla, in un senso o nell'altro, vuol dire che la pompa è diversa, ok? Quindi questo ci sta offrendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, insomma una 27-28 pompe diverse. Queste sono 27-28 pompe diverse, ok? Una per ognuna di queste sigle che voi leggete qua sopra. Ognuna di queste, diciamo, circa 30 pompe diverse, a sua volta vi darà quelle diverse opzioni in funzione o della velocità di rotazione, potrebbe anche essere quello, nessuno vieta, potrebbe, queste sono tutte relative al 2009, potreste voltare pagina e trovare una simile a questa con n pari a 1450 per esempio, ok?
Oppure, fermo restante questa 2009, se noi andiamo a fare come siamo abituati oggi a fare con i nostri computer, a fare clic su una di queste window, andiamo ad aprire e vediamo che cosa c'è dentro, e noi prima di tutto appunto abbiamo dovuto fare, quindi questa prima pagina ci aiuta a individuare una sigla, ok? Con i nostri parametri di input, i nostri parametri di input che sono la portata di progetto e la prevalenza totale che ci serve nel nostro impianto. E quindi, per esempio, abbiamo individuato che la sigla che fa al caso nostro, perché vedete, significa che questa tipologia di pompa è in grado di dare delle portate che oscillano fra 20 e 40 litri e prevalenze che oscillano fra i 60 e circa 190 metri di prevalenza. Noi ne avevamo 25 litri al secondo di portata e 80 metri di prevalenza, quindi vuol dire che appunto, come dicevo prima, che questa sigla di pompa può fare al caso nostro. Dobbiamo andare a vedere appunto, a fare clic ad aprire questa finestra per capire poi in realtà dove va a posizionarsi il nostro punto di funzionamento. E quello che stavamo vedendo già prima, adesso lo vediamo con maggior cognizione di causa, appunto, ecco, vedete, 65-250, questa è proprio la finestra che si va ad aprire nel momento che facciamo clic qua sopra, quello che vi dicevo prima. Perché questa? Perché con i nostri dati di input abbiamo scartato tutte le altre. È chiaro questo modo di ragionare? Ok, abbiamo scartato tutte le altre e abbiamo individuato questa tipologia. All'interno di questa tipologia, come vi dicevo, il costruttore, per allargare, perché qui se non facesse questo lavoro sul diametro della girante, qui non trovereste delle finestre, trovereste dei punti. So se rendo l'idea, ok? Delle curve, una curva, una singola curva, non un punto, scusatemi, troveste una curva per ogni sigla. Invece trovate delle finestre perché appunto all'interno di ciascuna finestra, per esempio, trovate almeno tre, in questo caso quattro, però dipende, in qualche caso ne trovate due, in qualche caso tre, in questo ne troviamo quattro curve diverse ottenute per quattro diversi valori del diametro esterno della girante. Quindi in questo, noi siamo sicuri che all'interno di questo quadro troveremo una curva che faccia al caso nostro. Siamo sicuri perché l'abbiamo vista nella pagina iniziale, okay? Che questa sigla 65250 ci garantisce che troveremo una girante adatta alla nostra portata e alla nostra prevalenza, e di fatto quello che viene fuori è che il nostro punto sarebbe questo, invece ci sono le freccette, quindi 25-80, il punto è questo, quindi significa quello che vi dicevo anche stamattina, è quasi impossibile trovare una caratteristica per ogni una delle infinite coppie di valori QH che ci possono venire fuori dai nostri calcoli. È quasi impossibile trovare una caratteristica interna di una pompa che passi esattamente per quel punto, però appunto questo ci dice che questo punto ci dice che questi diametri più piccoli non vanno bene, non fanno al caso nostro. Dobbiamo scegliere la girante nella sua configurazione base, quindi quella col diametro esterno più grande, e poi ci dovremo aggiustare con qualche sistema di regolazione per poter portare la portata al punto desiderato. Ok? D'accordo? In questo modo abbiamo anche individuato il punto di funzionamento. Come dicevo, e anche come sollecitava il collega, è chiaro che non possiamo fermarci qui. Primo, abbiamo un altro compito obbligatorio da fare, cioè rispondere alla domanda: ok, quando noi scegliamo la pompa CPK eccetera 65-250,
che montiamo nel nostro impianto, quanto consuma di energia primaria? Cioè, questo sicuramente è un motore elettrico, quel, con quei 2900 giri sicuramente è un motore elettrico che l'aziona. Se io la tengo accesa un'ora, questa pompa quanto mi costa, quanta energia elettrica assorbe? Allora ho due alternative, o mi faccio il calcolo, cioè moltiplico le ordinate per le ascisse per la densità dell'acqua e le divido per il valore del rendimento che leggo su questo diagramma, faccio Q rho H diviso eta, non ve la scrivo perché ormai la sapete bene, espressione della potenza assorbita dalla pompa, mi faccio io queste due moltiplicazioni, una divisione, non è che ci voglia granché, oppure molto spesso il costruttore ci risparmia pure questa fatica, nel senso che, come vi dicevo prima di trascurare questa immagine sotto, semplicemente dato il tipo di liquido, quindi in questo caso acqua la cui densità è 1000 kg al metro cubo, se io seguo cammino sulla verticale in corrispondenza della portata con la quale stiamo lavorando, la portata di progetto che nel nostro esempio abbiamo preso 25 litri al secondo, e l'intersego con una di queste curve, quale? Quella relativa alla girante che abbiamo detto che fa al caso nostro, okay? Quindi la girante più grande, ecco, sulle ordinate, vabbè, qui ho fatto una piccola interpolazione perché il mio punto non cade esattamente qui, ma facciamo finta adesso per brevità che siamo qui, sulle ordinate vado a leggere il valore della potenza assorbita, che vedete non è pochissima per questo semplice esempio, 30 kW non sono pochissimi, quindi significa che in un'ora avrò consumato, se la tengo accesa un'ora consumerò 30 kWh. Quanto costa un kilowattora? 8 centesimi di euro, immagino. Faccio la moltiplicazione e rispondo a questa domanda: quanto mi costa tenere in funzione per ogni ora di funzionamento la pompa che ho scelto? E questa è una domanda a cui obbligatoriamente dovete rispondere. Anche se, perché ci sarebbe anche da dire una cosa più importante, cioè se non è vero niente per quanto riguarda la storia che vi ho fatto prima relativamente al motore, relativamente al fatto che quando voi andate a comprare una pompa, di solito nel 99% dei casi per questo tipo di dimensioni, di taglia, la pompa è già corredata del suo motore, quindi voi non lo dovete scegliere. Però in linea di massima non si può mai dire nella vita, se parliamo di pompe più importanti, più grandi, voi potreste anche trovarvi di fronte al problema di ok, ho scelto la pompa, il costruttore vi dà solo la pompa, la macchina idraulica, poi voi ci dovete accoppiare il motore e quindi quella potenza cioè non solo vi serve per fare il calcolo del consumo, ma vi serve perché dovete andare a scegliervi voi il motore da abbinare a quella coppia. E quindi come fate a scegliere il motore? Chiaramente avete bisogno di questo numeretto che sta qua sulle ordinate. Questo, ripeto, capita molto raramente e quindi forse è un lavoro che vi viene risparmiato, ma quello che invece questo non diciamo ci risolve il problema della determinazione della potenza, perché se non ci chiedono di dimensionare il motore, perché la pompa è già corredata del suo motore, sicuramente ci chiedono di stimare l'energia consumata per tenere in funzione per un certo periodo di tempo questa pompa. E come fate? Dovete per forza passare dal calcolo della potenza. Ok, facciamo una brevissima pausa. Chiaramente se ci